lascio cadere una goccia del mio sangue. Itinerario spirituale per vivere con Gesù giorno per giorno la Quaresima. 26esimo giorno. Il cielo è pieno di nubi. Vieni vicino alla croce. Vorrei ascoltarti fino a sera. Da molto tempo ho osservato che tu sai prendere molto bene tante cose come il tempo, l'amicizia, la lealtà, l'aiuto, l'amore, anche altro degli altri. Ma tu non sai dare nulla a nessuno, o forse non vuoi. Prendi, usi e scarti, butti letteralmente via quello che non ti serve più, che non ti piace più. Lo sai fare bene e molti cadono nei tuoi bei discorsi. Sai manipolare tutte le persone che si avvicinano a te. Hai un'arte particolare. Raggiri tutti e ridi alle loro spalle. Non sei solo egoista. Sei molto di più. Non ti concedi mai. Pensi solo a preservarti, ad accumulare cose, beni, piaceri, applausi, complimenti, consensi e denaro, ma anche potere, illusioni, vanità, tutto ciò che ti dona benessere vero o apparente, e non lo condividi con nessuno. Solo usi gli altri per il tuo unico piacere e divertimento, come se tutto e tutti fossero giocattoli. Sei così povera e misera, perché sei tanto ricca da non saper dare nulla di te, poiché da te non esce nulla, come se fossi una sorgente senza acqua o come un albero secco, buono solo da bruciare. Tutto è arido, chiuso nei tuoi depositi, nelle casseforti del tuo cuore e della tua anima. Povera piccola anima, sei l'avarizia in persona. Sei talmente ricurva su te stessa che non vedi neanche il colore del cielo. Non sai godere di nulla, perché l'avarizia mangia il tuo pane e poi lo sputa, perché deve conservarlo e nessuno lo deve prendere. Se hai del tempo per fare qualcosa, magari del bene, a qualcuno, sei così avara che una goccia del tuo tempo la fai pagare con gli interessi. Infatti, hai inventato tu quella frase orribile che il tempo è denaro. Passeggi ore ed ore pensando tra te e te a come puoi aumentare ciò che hai, solo per cullare poi l'idea di possedere. A chi fa male la tua avarizia? A te. Tu sei la prima vittima. Non esci con gli amici perché non ti va di spendere i tuoi soldi, o se esci con loro devi sempre trovare una scusa per farti pagare tutto. Non sai divertirti perché sei angosciata dal costo di ciò che fai o compri e pensi sempre che stai spendendo denaro che poi non avrai più. Non riesci a fare un regalo a nessuno, neanche a te stessa.
perché non riesci a distaccarti da quei soldi e tutto costa troppo. E se devi comprarti un vestito, passi da un negozio all'altro, sperando di trovare lo stesso abito ad un prezzo sempre minore, ma non perché sei povera e non puoi spendere, perché se così fosse saresti giustificata. Solo per il gusto della conquista e dell'aver risparmiato il tuo denaro, che così rimane con te salvo. E se qualcuno ti chiede aiuto e ne ha veramente bisogno, può anche essere tua madre. Dentro di te elabori subito una scusa o un pensiero per giustificarti, anche se fosse il tuo tempo o il tuo amore. Ricordi quella volta che tuo padre fu ricoverato in ospedale con un sospetto di infarto? Tua madre ti chiese di passare la notte con lui e c'era solo una piccola poltrona per sedersi accanto a tuo padre. Tu eri così afflitta, piccola anima, al pensiero di sacrificarti per una notte su quella poltroncina e non poter dormire sul tuo letto comodo, che ti sei fatta venire la febbre pur di non rimanere. E non è stato solo egoismo, è stata avarizia profonda del tuo cuore, il non concedere nulla e risparmiarti sempre. Poi l'egoismo diventa il figlio prediletto. Se tu vedessi e ti ricordassi da dove vieni, e dove stai andando? Cosa credi di godere di tutto quello che hai accumulato o di quello che non vuoi spendere o donare? Povera anima, come sei ridotta, come sei impoverita, invecchiata nell'arido deserto del mio. Io, Gesù, desidero aiutarti e insegnarti a godere della povertà. Lascio cadere una goccia del mio sangue sulla tua cicatrice chiusa per riaprirla e far uscire tutto il male, quel dolore che ti ha fatto diventare un pezzo di legno inanimato, una pietra muta. Desidero curarti, perché la tua avarizia è la paura di rimanere sola con te stessa, senza amore, né luce, né pace. Per questo usi tutto e tutti, per riempire i vuoti, i mille vuoti incolmabili che hai dentro di te, che ti guardano e ti dicono di no. Lascio cadere una goccia del mio sangue perché tu ti senta amata, e così possa anche tu amare. E amando tu possa vivere un nuovo amore, la tua povertà, ma con me, insieme a me. Gesù prega e dice: gocce di sangue mio, scendete su tutte le mie piccole anime che a me verranno e berranno a questa fonte divina. Bagnatele, purificatele, liberatele e date loro tutto il mio amore,
perché spargendo su tutte loro il sangue che ho versato sotto i flagelli lungo le strade di Gerusalemme e su tutto il legno della mia croce, che io le curerò profondamente e le porterò alla luce celeste, pagando il prezzo del loro riscatto. Gocce del mio sangue, desidero che nessuna di voi vada perduta e che anche l'ultima, la più piccola tra voi, possa essere fonte di perdono per l'ultima anima prima di morire. Con tutto il cuore di un Dio innamorato delle sue anime, piccole anime, tanto amate. Ma adesso ascoltami, perché è al tuo cuore che desidero rivolgermi ed è proprio a te, piccola anima, che io desidero parlare, ricordando ai miei figli che di me tutto fu crocifisso. Una goccia del mio sangue per benedirti con tenerezza e con il mio cuore, pieno di santa povertà. Aspetta, ancora una gocciolina per purificare i tuoi sogni e per non dire più mio, io, ma per imparare a dire tuo, tu, per poi dire nostro, noi, goccioline, goccioline. La piccola anima, goccia di sangue prezioso, ristorami, purificami, liberami. Goccia di sangue prezioso, lavami, curami, bagnami. Goccia di sangue prezioso, baciami, accarezzami e benedicimi con tenero amore.